Aggiornamento da terre, sapori e vini, ritornare in provincia di Torino, nella bella città di Santena, ritrovare Mauro Carosso, delegato AES Torino, ma soprattutto importante membro dell'AES per quanto riguarda la didattica a livello nazionale. Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio, a Santena si parla di vitigni, in particolare quelli rari, ma non solo. Mauro, hai tante cose da dire, devi essere sintetico, ma dille tutte. Sì, e questa settima giornata della cultura del vino qui a Santena, per la terza volta a casa del Conte di Cavour, il suo castello, abbiamo parlato condotti dalla professoressa Schneider, che è una delle più grandi ampelografe a livello internazionale, una studiosa di alto livello, un personaggio di spessore ma anche molto cordiale, che ha tenuto la sua conferenza veramente molto, come dire, articolata su quella che è la realtà del vitigno tradizionale più che autoctono, come ci ha tenuto a sottolineare il tradizionale. E quindi in Piemonte noi abbiamo tanti piccole realtà, piccoli vitigni che danno delle piccole produzioni, peraltro anche interessanti, anche curiose, con delle potenzialità, se vogliamo, sempre in un ambito di questa piccola realtà, che non vuole, voglio dire, in qualche modo mettersi in contrasto con i vitigni, quelli ovviamente, tra virgolette, non dico più importanti, ma più diffusi e anche più considerati. Però è stata una bella esperienza che noi abbiamo pensato già lo scorso anno, quindi il nostro tema era già impostato su questo programma dei vitigni tradizionali, che in combinazione è stato recepito poi anche a livello nazionale, e noi abbiamo completato la nostra giornata con questa degustazione. Ecco, tra l'altro, appunto, alcuni dei vini sono presenti, perciò il pubblico può degustarli, certo, qui all'interno del parco monumentale. Nel contesto del parco del Castello di Santena abbiamo 36 tipologie di vitigni minori, cosiddetti, di una ventina di aziende, molto interessanti, e tra l'altro anche, come dire, abbiamo potuto assaggiarne alcuni anche io stesso, che non avevo mai assaggiato, questo mi ha ulteriormente interessato, e quindi con una grande soddisfazione dei partecipanti. C'è la dottoressa Anna Schneider, che è una ricercatrice del CNR. Dottoressa, brevemente, in pochi istanti, vogliamo rimarcare i temi che abbiamo affrontato oggi in fase di convegno. Di che cosa abbiamo parlato? Non è semplice riassumere molto, però abbiamo parlato di vitigni storici, di vitigni autoctoni, col fatto che non mi piace molto usare questa parola, perché molti non sappiamo se sono autoctoni. E abbiamo parlato anche di vitigni minori, anzi soprattutto di vitigni minori, quelli che incuriosiscono, che si vinificano per passione, che danno gusti, sensazioni, emozioni nuove, diverse, certo, quelli che non sono molto conosciuti. Ecco, più o meno abbiamo parlato. Credo che il panorama ampelografico sia veramente molto ricco in Italia. Sì, l'Italia è veramente molto ricca di vitigni, e rispetto alle altre nazioni l'Italia usa di più i suoi vitigni, cioè la superficie occupata dai primi 20 vitigni è in Francia molto più vasta in proporzione, certo, che in Italia. Cioè in Italia abbiamo più diversità e la usiamo anche un po' di più. Il professor Matteo Monchiero, docente di viticoltura all'AES, una giornata importante dove sono stati esposti argomenti molto molto interessanti e anche molto belli, tra virgolette, perché insomma andare a cercare la storia del nostro paese, del nostro popolo attraverso i vitigni, io lo ritengo affascinante. Sicuramente molto affascinante e molto centrato, diciamo, sulla giornata, perché siamo nella sede adatta, insomma, sede storica importante, e abbiamo finalmente parlato di una cosa che è un patrimonio importantissimo, che è venuto fuori anche oggi. Noi insieme alla Calabria siamo una delle regioni più ricche dal punto di vista dei vitigni storici o comunque tradizionali, è stato un momento importante, insomma. E a proposito dei produttori presenti oggi a Santena, Enrico Druetto, tu hai un vitigno particolare che la dottoressa Schneider ha menzionato, sì, ama tantissimo, decantato. Mi ricordi come si chiama? Allora, Baratuchat, è una varietà bacca bianca, produce grappoli piccolissimi che paiono delle piccole pigne. A mio avviso l'estinzione è stata dovuta anche alla sua scarsa produttività. Certo, sicuramente. Ha una maturazione estremamente tardiva, per cui anche questo depone a suo sfavore nell'ottimizzazione dei raccolti. Riesce però a dare un bianco da lunghe possibilità di invecchiamento, a grande acidità, a grande complessità, degli aromi che cambiano continuamente nel bicchiere.
da abbinare ai grandi crudi che adesso vanno di moda in cucina. Ecco, però tu dove coltivi questo vitigno? Il paese è Alfiano Natta, la frazione Cardone in particolare, che ha delle esposizioni est bellissime, con queste marne blu che affiorano e paiono essere particolarmente favorevoli al Barotucciato.